Ok, quando volete. Marius, sapeva che contro i Warriors sarebbe stata dura. Ti aspettavi così dura? Sì, onestamente, no, non ovviamente il punteggio, non lo aspettavo. Sapevo sarà, il punteggio ovviamente non sta, però lo sapevo sarà duro. Guarda, loro hanno battuto Munster a Munster 3 settimane fa, con 15 punti, 20 punti. Però alla fine noi spesso nel primo tempo siamo stati nostra nemici, perché una volta quando avevamo segnato punti avevamo dato ridati punti a loro. Io penso, sai, e dopo l'ultimo calcio loro hanno preso appena prima, o fino al primo tempo era una cosa stupida, dove noi avevamo avuto le palle, basta calzare le palle fuori e fino al purtroppo abbiamo perso la testa, abbiamo dato un altro 3 punti a loro e da 19 a 9 contro una squadra in genere sarà sempre difficile tornare. Il nostro obiettivo è essere o avanti a metà tempo o stare attaccato da loro. Poi alla fine loro hanno cambiato marcia sul secondo tempo, i primi 10 minuti e abbiamo sofferto. Spogliatoio, cosa hai detto ai ragazzi per il primo secondo tempo? Erano elementari errori. Ho detto a loro ogni volta quando siamo in campo nostra dobbiamo uscire il più presto possibile senza fare complicare la vita. E purtroppo è successo cosa è successo. Senti, quella vita presa con l'uomo in più, o il simbolo di questa serata un po' storta. Sì, purtroppo non la serata, è l'anno. E questo è il nostro problema alla fine, anche in questi 4 mesi, 5 mesi. Giochiamo un partito bene e uno male. Ovviamente c'erano tante cose stasera, l'emozione, ovviamente con Lingo e tutte le altre che finiscono qua a Monigo. Non so fino a quello ha fatto parte da questo. Mi dispiace tantissimo di finire in questo modo, spesso per Lingo, spesso per quello che vanno via, però soprattutto per i tifosi. Perché anche sulle periodi difficili questo anno loro sono stati sempre dietro di noi e purtroppo non potevamo dare qualcosa in più. Allora, l'ultimo posto, siete ultimi in questo momento e non siete mai stati in questi 4 anni, avete ancora una possibilità per evitarlo sabato a noi? Sì, no, sicuramente, no, lo avremo, questa stagione non è finita ancora, abbiamo un'altra settimana, passiamo la testa e l'avremo per prendere qualcosa in quella partita contro Dragons. Purtroppo adesso non è più in mano nostra, potevamo vincere stasera, erano in mano nostra. Adesso noi dobbiamo sperare Zebre perdere contro questi e noi dobbiamo vincere contro Dragons. Fare il tutto. Il risultato di ieri del Zebre, secondo te, può avere in qualche maniera messo un po' di pressione ai tuoi ragazzi? Nostra ragazza. Il risultato di ieri delle Zebre può avere in certa maniera messo un po' di pressione? Sì, sicuramente no. Io ho messo troppa pressione, ho visto anche questa prima la partita, ragazzi sono stati molto tesi prima la partita, spesso in spogliatoio. È peccato perché ho visto in questi 4 anni questa squadra funziona molto meglio se non c'è pressione addosso di loro. Però guarda, fa parte della vita, fa parte dello sport. A un certo punto tu devi imparare di gestire questa pressione. E il nostro tempo adesso lo devi imparare. Ovviamente, come hai detto, un'altra settimana siamo sotto pressione, siamo la schiena contro il muro. Vogliamo giocare in questo Champions Cup prossimo anno. E dobbiamo fare tutto la prossima settimana per avere qualcosa. Il calendario potrebbe in qualche maniera favorirvi? Tu non vuoi sentire parlare di questo? Non adesso, no. Grazie. Mario, parlavi adesso di pressione. Adesso, da qui a sabato, la pressione aumenterà, perché sapete che insomma, dovete fare qualcosa in questa trasferta, non tornare a mani vuote. Quindi sarà tutta una settimana di pressione. Sì, no, sicuramente. Sovano, la pressione è là, come hai detto prima della partita anche oggi, e dobbiamo prendere una maniera di gestire questo. Ogni tanto la pressione può essere anche una buona cosa. Purtroppo io non ho visto questa squadra
gestire questo in una maniera bene, però spero insomma, fare questo l'ultima settimana per questa stagione. Alla fine sai, possiamo andare a vincere contro i Dragons, dobbiamo dimenticare tutto questo che è successo questo anno. Dica, emozionato. Sì, un po' odioso, perché l'ultima partita mi crea un'ultima partita per 12 anni di Treviso, questa è una casa per me, c'è tanti persone qua, come fratelli, un bel gruppo come famiglia per me. Sì, c'è un po' di nervoso. Qual è il ricordo più bello di questi 12 anni? Più bello per me ogni settimana prendere dei maglie sopra di ogni partita. Dei maglie di Veneto ogni settimana, più bella di me. Mi piace tantissimo ogni partita. Ma quando sei uscito dal campo cosa sentivi dentro? L'applauso del pubblico? L'ultima volta che ti vedevo? Sì, quelle cose come le settimane, ogni settimana, sempre uguale. Sì, sempre il tifosi di Treviso bellissimo per me, sì, perché senza loro noi non gioco. So, lui ha motivato la nostra in campo. Sì. Adesso torni in Australia? Sì, torno a te, ho finito che lei torna a casa. Che magari andrai qui o? No, io vado a papà, con i miei bambini. So. Poi dopo riprendere le mie teste un po' per dei rugby, perché è un po' stufo di rugby adesso. So. Adesso forse vai a casa a riprendere di motivazione per di rugby, per di ritornato di allenatore di bambino. Sì. Bambini piccoli, quelli del. Sì, sì, bambini. Più avanti. Chissà mai anche di nuovo a Treviso fra qualche anno. Cosa ne dici? È un nuovo Treviso? Cos'è di Sizia o cosa di Do? Cos'è? No, ti rivedremo a Treviso per futuro. No, io sempre, io volevo 2 anni torno. Ti riposi un po'? Io riposo e forse torno dopo. Vai torno a casa, più meglio, più caldo, surf. No, niente, piogge, sono più quest'anno per mano Natale con sole. Sydney. Sì, vuoi Sydney e pochi mesi poi dopo vai North e Gold Coast. Dove io comprare casa. Più male. Senza rugby non puoi stare, no? Cioè, dopo un po' di. No, mai senza rugby. No, sempre rugby è mia vita. So, quello adesso mia vita adesso, quello con i miei figli, quello con mia moglie, vai tutti con loro prima per poi dopo riprendere le mie teste di rugby e poi speriamo. Sì, per voi, se voi mi permette, da parte mio personale, avete anche lui prima la partita, però anche la squadra, la società, ringraziare Dino per tutto quello che ha fatto per questa squadra, per questa società e per questa città. Penso, io ho detto lui prima la partita, lui senza dubbio era uno dei migliori 5 giocatori che io ho giocato nella vita, io posso dirvi questo. Io penso sinceramente lui era il miglior straniero che ha giocato qua in Italia sempre, o almeno tanti anni, e per quello lui ha fatto per questo club, per Treviso, era una cosa che tu non puoi raccontare a qualcun altro. Se tu non hai visto lui giocare qualche anno fa, quando lui era il suo miglior, non si crede cosa hanno fatto per questa società. E per quello ovviamente lui sarà sempre un amico, e
perché vuole riorganizzare questo e anche per sua famiglia, se vuole bimbi che tornano in Australia, vuole il miglior possibile per lui e per sua famiglia. Posto? Ok, grazie. Grazie.